tutti e benvenuti al laboratorio di oggi. Io sono Elena e oggi andremo a creare insieme un nuovo gioco. Che gioco è? È il gioco dello Shanghai, o detto anche da qualcuno, il gioco del Mikado. Per crearlo ci basterà prendere dei bastoncini di legno o degli stuzzicadenti come ho fatto io, un foglio bianco e dei pennarelli colorati. Adesso andiamo a colorare i nostri bastoncini e poi dopo vi spiegherò come funziona e quali sono le regole del nostro gioco. Eccoci! Allora, siccome dovremo andare a colorare ben 41 bastoncini, mettetevi qui comodi e iniziamo il nostro lavoro. Partiamo dal primo e prendiamo il rosso. Dovremo andare a colorare di rosso 5 bastoncini e li possiamo colorare così, facendogli semplicemente dei puntini, ne facciamo circa, direi, 6 puntini. Ok, e di questo ne dobbiamo fare 5. Adesso passiamo al prossimo colore, e cioè all'arancione. Di arancione ne dobbiamo fare ben 13 e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto per il rosso. Facciamo 6 pallini di arancione. Finito con l'arancione, passiamo al prossimo colore, e cioè al verde. Va bene il verde scuro, il verde chiaro, quello che avete. E procediamo nello stesso modo. Andremo a fare un bastoncino blu, e in questo caso sarà un po' diverso dagli altri, nel senso che faremo la punta tutta blu e poi andremo a fare 4 pallini. 1, 2, 3 e 4, proseguendo poi anche dall'altra parte. Infine andremo a fare un bastoncino viola che avrà solo la punta viola, e una volta finito questo bastoncino viola, decidete poi voi se volete fare la punta più lunga, viola o meno, quello che vi piace di più. Ne faremo un altro che invece avrà la coda, quindi la parte senza punta, di azzurro. E anche di questo bastoncino ne faremo solo uno. Una volta colorati tutti i nostri bastoncini, dovreste avere 5 bastoncini rossi, 20 bastoncini verdi, 13 arancioni e poi uno con la punta viola, uno con la parte dietro azzurra e uno blu, che saranno un po' i nostri bastoncini speciali. Allora, come funziona il gioco? Dobbiamo prendere tutti i nostri bastoncini con la punta verso l'alto, mischiarli un po' insieme e poi fare questo movimento. La mano destra sopra gira da questa parte, la mano sinistra dall'altra parte. Una volta fatto così, vi allontanate, mi raccomando, cercate di avere un tavolo bello grande sul quale farlo, o anche sul pavimento può andare bene. Vi allontanate e fate cadere i vostri bastoncini sul tavolo. Questo è quello che è venuto fuori. Funziona adesso. Un giocatore a turno potrà prendere uno dei bastoncini che si trova sul tavolo, però bisogna fare molta attenzione a non far muovere anche gli altri bastoncini. Quindi si inizierà subito da quelli laterali che magari si sono liberati e poi bisognerà cercare di prendere anche gli altri. Se il giocatore muoverà anche un altro bastoncino, il turno passerà direttamente al giocatore successivo. Per prendere i bastoncini si possono utilizzare le due mani
Poi eventualmente, una volta che si sarà riusciti a prendere un bastoncino come sono riuscita a fare io adesso, ci si potrà far aiutare dal bastoncino e magari far volare verso l'alto il bastoncino. Ovviamente se il bastoncino poi quando ricade tocca uno degli altri e lo muove, a quel punto, come ho detto prima, il turno diventa quello del giocatore successivo. Ovviamente se non andrò a muovere nessun altro bastoncino potrò continuare a giocare. Come vedete appunto abbiamo colorato i bastoncini di colori diversi. Perché l'abbiamo fatto? Perché ad ogni colore corrisponde un punteggio. Quindi una volta che tutti i bastoncini saranno nelle mani dei giocatori, quindi il gioco sarà finito, sarà il momento di contare i propri punteggi. Su questo foglio che ho qui davanti ho scritto quelli che sono i vari punteggi e quindi ve li mostro e ve li racconto e poi a fine video vi lascerò questo foglio in modo che anche voi possiate ritrovarli. Allora, il bastoncino rosso vale 20 punti, quello arancione ne vale 5, quello verde, siccome ce ne sono poi anche tanti, vale 2 punti e poi abbiamo, come abbiamo detto prima, dei bastoncini un po' speciali, e cioè il bastoncino con la punta viola vale 15 punti, ma questi 15 punti si possono prendere solo se, quando si fa il conteggio alla fine, si dice un pregio per ogni avversario. Poi, quello, il bastoncino invece, quello che ha il finale, diciamo la parte non appuntita azzurra, vale 30 punti. Questi 30 punti anche in questo caso si possono prendere solo se si riesce a riconoscere un oggetto ad occhi chiusi che viene scelto dall'avversario. Quindi l'avversario, gli avversari, scelgono un oggetto, lo mettono nelle mani di quello che ha vinto il bastoncino azzurro e se si riesce a indovinare ad occhi chiusi, allora si possono vincere questi 30 punti, altrimenti si perdono. Ultimo bastoncino speciale è quello blu con la punta blu, che vale 10 punti e anche in questo caso si ottengono solamente se si fa e si riesce a fare una faccia buffa ai propri avversari. Ovviamente, bimbi, questo è un gioco, è uno Shanghai un po' particolare perché ha delle regole che io ho voluto inventare per divertirmi un po'. Poi, le regole dello Shanghai classico, ve le metterò anche quelle alla fine del video con un'immagine in modo che le possiate ritrovare. Però la cosa divertente di questo gioco, nel farlo appunto a casa, è quella di inventarsi un po' le regole, scriverle come ho fatto io su un foglio, in modo che poi anche gli altri partecipanti le sappiano, e colorare quindi anche i bastoncini come volete, con i colori che volete. E anzi, una ultima cosa che ci tenevo a dirvi è che la cosa bella di questi bastoncini è che sono un po' imprecisi. Quindi non preoccupatevi se come a me è successo il colore va un po' da tutte le parti. La cosa bella è che proprio essendo fatti in casa sono vostri e sono personali. Quindi adesso io direi che vi posso salutare e, come dire, divertitevi, giocate con lo Shanghai e se avete voglia condividete sotto al mio video lo Shanghai che avete realizzato e soprattutto le regole perché sono molto curiosa di sapere che cosa vi siete inventati. Ciao a tutti!